Siamo abituati ad ascoltare storie di eccellenze italiane che per fare ricerca sono costrette ad emigrare all'estero. Questa, invece, è una storia tutta al contrario, in cui la ricerca è tutta made in Puglia. Grazie infatti al coordinamento dell'ARES Puglia, la facoltà di farmacia, tutte le unità operative di medicina nucleare e di oncologia della regione e l'unità operativa di anatomia patologica dell'Università di Bari a partire dal 2014 condurranno uno studio su 100 pazienti con l'obiettivo di stabilire se la metodica PET TAC con fluorodopa consente una diagnostica di qualità superiore rispetto alla sola TAC, unico metodo utilizzato oggi per evidenziare la presenza di tumori rari ma sempre più in aumento come quelli neuroendocrini a produrre la fluorodopa che sarà utilizzata nello studio Pharma, azienda di ruvo di Puglia che si occupa della produzione di sostanze radioattive a scopi terapeutici. Insomma, il sistema Puglia fa rete e accende i riflettori di tutto il mondo su di sé. Fare il sistema e fare rete si può e sono contento che questo ne sia la testimonianza e che questo avvenga nella mia terra è una cosa che ci rende orgoglioso. Il, la, la realizzazione è molto semplice perché la rilevazione del bisogno di un tracciante radioattivo è stata posta con forza dai medici nucleari nel settore delle, dei, dei, dei tumori neuroendocrini. La, la, il Dipartimento di Farmacia, avendo le competenze e i ricercatori, ha sviluppato la ricerca delle molecole che diventeranno i traccianti necessari a fare le diagnosi precoci nei tumori neuroendocrini. E la ITEL ha, eh, si è messa a disposizione per produrre attraverso la sua tecnologia avanzata è uno dei pochi centri eh, in Italia che disponga da oggi di due ciclotroni addirittura e, e i medici nucleari proveranno questo, questo farmaco sperimentale eh, da subito avendone eh, eh, sicuramente la possibilità di valorizzarne tutti gli effetti positivi. Alla fine del, del percorso, in, in presenza di un eventuale brevetto di, questa, di queste nuove molecole, eh, grandi aziende internazionali lo di, può distribuire questo prodotto eh, in tutto il mondo, un prodotto a marchio Puglia. Questo è uno degli esempi di ciò che vorremmo diventasse la Puglia, un luogo nel quale i luoghi della conoscenza, della ricerca, dell'innovazione... Incrociano il territorio, innanzitutto inteso come sistema di impresa, aziende che escono fuori dal guscio delle proprie paure e si lanciano eh, negli oceani dell'innovazione, cercano di mettere in campo i brevetti del futuro. Eh, la Regione Puglia in questo caso deve svolgere il lavoro di chi ago e filo cuce le relazioni tra coloro che devono produrre oggetti nuovi, percorsi nuovi, anche di produzione di ricchezza, e coloro che devono consentirci per esempio di colpire la malattia, il cancro, in forma sempre più puntuale e specifica.